Buongiorno a tutti, visto che ho avuto alcune richieste sui ferri da stiro, ho qua questo ferro da stiro col cavo tranciato, per cui vi faccio vedere come sostituirlo. Questo è un modello un po' vecchio, quindi sarà un po' diverso dall'altro. Qua un cavo recuperato da un ferro che è volato per terra e quindi ci vado a mettere questo. Sulla parte posteriore c'è questa vite spanner, quindi uso il mio cacciavite autocostruito. Questo si sposta un po' verso il basso e poi si rimuove il fondo. Molto semplice. Qua ci sono due viti a croce sul fermacavo. Qua i morsetti sono girati, quindi svito la morsettiera, li metto dritti, rimuovo il cavo vecchio. Il cavo nuovo ha già la sua morsettiera con la lampadina, ma io li taglio e rimuovo la morsettiera. Questo è diverso, per cui mettiamo sul suo. E la lampadina ovviamente utilizzo quella che è già sul ferro. Sono questi due fili qua. Se non avete nessuna conoscenza elettrica, giallo verde è la terra e gli altri due è indifferente, neutro e fase è indifferente perché tanto in base a come inserite la spina, mi invertite, quindi potete tranquillamente mettere marrone qua, un po' di qua, non cambia niente. L'importante è chiudere bene questo, va così, probabilmente per una questione di spazio. Ok. Pressa cavo. Ok, rimetto la vite e andiamo a provare. Tempo, 5 minuti e 30. Collego il ferro, si vede, ma la spia è accesa. Piastra sta scaldando, mettiamogli un po' d'acqua, così lo proviamo. A manetta, fiappo, andiamo di aceto. Potrei farmi assumere la Ponti. Siccome non usciva vapore neanche con l'aceto, ho rimosso la parte superiore. Adesso vado a vedere se riesco a capire cosa c'è che non va. È bastato attendere un paio di minuti perché l'aceto facesse effetto, quindi non serviva neanche che lo smontassi. Comunque, ormai che ci sono, lo controllo bene. Ho visto che con l'aceto si è sbloccato bene, per cui non vado neanche a smontarlo di più di così. Lo riassemblo e boh. Ora ci siamo. Infatti prima quando premevo il pulsante per il vapore non usciva niente. Funzionava solo questo. Perfetto, eccolo qua. Un altro ferro da stiro salvato dalla discarica per un po' di calcare e un cavetto che alla fine non è niente di che cambiarlo. Bene, spero il video vi sia piaciuto, vi sia stato utile. Ciao, al prossimo video. La lampadina la recuperiamo, che non si sa mai.